Cose. Oh, non ci sono foto e nemmeno disegni di bambini sui muri. E questo che diamine è? Quello è una scultura di Presen von Impftrappel da $94,000, edizione limitata. Molto limitata, mi auguro. Qui è asettico, tutto asettico, come un ospedale, magari ti piacerebbe tornarci. Oh, scusa, che maniere che ho. Hai una bellissima casa, Baba. Barbara, mi chiamo Barbara. Sei nella camera degli ospiti, terza stanza in fondo dopo la porta di Ami e Tami. Oh, non vedo l'ora di vederli. Tami ha un esame di microfinanza domani e Ami deve scrivere una relazione sulla volatilità nel mercato delle materie prime. Non possono essere disturbati. Volatilità di mercato? Ma a 12 anni? Mamma! Tu sarai abituata ad una vita itinerante da vagabonda, ma ti renderai conto che a casa mia tutto ha un suo posto, uno scopo. Fai la brava e trova il tuo. Su 600 milioni di persone che potrebbero beneficiare dei loro servizi, che percentuale riescono a raggiungere i fornitori di microfinanza? 10, 20. Giusto, come sempre. Possiamo per favore fare una pausa? È così noioso! Se non spacco a questo esame non mi prenderanno mai nella società onoraria della microfinanza, non mi prenderanno mai a Stanford e non avrò mai un lavoro e sarò solo una delle altre 3,7 miliardi di donne che hanno fallito a rompere il ciclo della misoginia!
Va bene, mamma. Quali sono le tre fonti principali di volatilità nel mercato globale? Giganti draghi e rarissimi gronchi rosa! Nonna! Rarissimi gronchi rosa, che idiozie! Oh, ammetto che non sono stati documentati meticolosamente come giganti e draghi, ma da giovane devo averne visti due o tre! Tu, una su 3.7 miliardi di donne! Ah, questa sì che è una sciocchezza! La mamma ha detto che sei malata e che resterai qui per un po'. Che cosa ti ha detto esattamente? Non troppo. Dopo aver sprecato i suoi anni migliori vivendo sulla strada in un camper arrugginito, vostra nonna è stata ospedalizzata per declino cognitivo avanzato. Starà con noi finché non le troveremo un'altra sistemazione. Se vi offre caramelle, gessetti, sigarette, chiamate la polizia. Decisamente troppo. Hai avuto qualche avventura nel tuo camper? Ho lottato contro non pochi orchi e streghe in quel paradiso di scatoletta di latta. Allora, io al volante, la musica a tutto volume e un autostoppista col banjo come copilota. Mi sembra fantastico, ma ora dobbiamo proprio studiare. Abbiamo progetti di vita. Oh, capisco. Avete progetti di vita? La mamma dice sempre, padrone delle tue ore, padrone della tua vita. Oh, certo, certo. È solo un peccato, vista l'ora e tutto il resto. Che ora è? Esattamente l'ora giusta. Secondo il fuso orario del bosco, ovviamente. È per una storia, voglio dire. E dai, Tami, non sentiamo una delle sue storie da quando eravamo piccoli. Non lo so, se la mamma lo scopre. È l'ora della giornata in cui le parole escono a danzare, a giocare nel bosco. Nel bosco fuori casa nostra, ma... È... Ma no, non intende il bosco vero, ne intende un inventato. No, proprio il bosco che con i rami grattano il tetto di questa casa e con le ombre che fanno scherzi sulle pareti della vostra stanza. Non avete mai notato? Guarda, Tami, vedo un elfo che danza sul mio letto. Sciocchezze, la mamma dice che se perdiamo tempo come la nonna noi... Aspetta, non è un elfo, è una fanciulla ed è intrappolata in una gabbia. Guarda là, qualcosa si sta avvicinando a lei. È un drago gigante che respira fuoco turchese. Puzza di Coca Zero. Non ti preoccupare, gentil fanciulla. Ti salverò io con la mia spada ammazza draghi. Se lo combatti con quella, il drago ti trasformerà in un carboncino turchese. Lo combatto io il drago, con il mio scudo e la mia spada! Non puoi uccidere il drago, l'hai detto tu stessa, i mostri non sono veri. Beh, certo, prima ho detto che... Ammettilo, mostri... sono veri nel bosco, immagini contro quante creature meravigliose potremmo combattere là fuori. Lo sai che la mamma ci ucciderebbe se uscissimo nel buio del bosco? È piena di germi, adolescenti emotivamente instabili e occasionali orsi. Oh, uffa, non facciamo mai niente di divertente. Bambini, cosa state facendo? Compiti. Benissimo! Non dimenticate le prove di ammissione all'università! Queste cose sono da bambini, sono solo giochi di luce. Tami ha ragione! Queste sono tutte cose da bambini. Giochi di luce. Guarda! Sono rosa! Potrebbero essere questi rarissimi gronchi rosa! Questi non sono come i giganti e i draghi, sono buone! Questo non suona affatto come prove di ammissione all'università! Scusaci, mamma, stavamo solo... Sì, siamo stati temporaneamente ammaliati da un'insensata diversione, la quale, pur essendo apparentemente frivola, ha contribuito a rafforzare la nostra coesione sociale in quanto adolescenti e fratelli. Stavate giocando! Mamma, ma prepariamo le prove d'ammissione tutti i giorni da 3 anni! Vogliamo solo divertirci un po'! Divertirvi? Ma vi divertite già! Avete competizioni di balli da sala il lunedì, il club filosofico il martedì, mercoledì mandarino per me... Basta, vado nel bosco! Ami, ma non possiamo! Dobbiamo diventare persone sofisticate, efficienti, autosufficienti! Come mamma e papà! Dimmi, chiediamo quand'è che si va nel bosco a giocare, ma tu ci dici che schifo, che civiltà, da voi mi aspettavo di più. Dimmi, se si inventa un'avventura che ha orride, bestie rapaci, ci fissi perché è chiaro per te che non fa per noi e che fa per noi studiare, far compiti in pace. 5 in punto.
fatto già, si va con tutto programmato già, ma gioco non c'è, dicelo tu, quello che amiamo resta un tabù. Dimmi, nell'erba troviamo un gattino e ci va di stare a giocare noi tre. Puerile dirai e ci annuncerai la toxoplasmosi che c'è. Dimmi, con un bosco vicino e verde così, con l'erba che è altissima tu ci guardi dar via, poi ci tiri via. Ci va di star là, vogliamo star là. È fuori questione per voi, non c'è tempo di perdere tempo con un passatempo infantile. Alle 10 acquagin si studia, ma poi conforta te si sproibiti per noi. Cos'è che non va? Si può uscire, ma da che male sarà da ridire da da. Il gioco ci sta per crescere un po', chi mai capirà perché dici no? Mamma! Sì? Per favore, possiamo? Sì. Pensavamo che sarebbe bello, che ci piacerebbe esplorare il bosco. Bosone di Higgs. Non sarebbe bello durante la stagione estiva esplorare i limiti territoriali, arborei, imprenditoriali, al di là dei confini del nostro habitat naturale? Imprenditoriali, eh? Andare a giocare fuori! Fino a ieri i miei bambini si accontentavano di calcolo infinitesimale, Kant e Candide. E adesso guardateli! Sapete cosa succede ai bambini che vanno a giocare fuori? Crescono, vengono accostati dalla polizia per aver attraversato a tutta velocità un campo da golf con un mega camper, dicono alla gente che stavano inseguendo Draghi, vengono internati e finiscono a casa della loro figlia a chiedere aiuto. Te l'ho detto che era un drago! E tra l'altro il bosco è anche pericoloso e selvaggio. Lei dov'è? Tu! Ti avevo avvisata di non intrometterti nelle faccende dei miei figli. Ci stava solo raccontando una fiaba innocente. Una fiaba innocente? È innocente sacrificare tanto duro lavoro per dei giochi di fantasia? Avrei dovuto saperlo. Non ti voglio nei paraggi dei miei bambini. È la gente come te che dimostra che la magia è vera. Se non lo fosse, perché ci metteresti così tanto impegno a distruggerla? Buonanotte, amori miei. La 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 la. Vostro padre è tornato dalla partita. Lui vi racconterà qualcosa. Cara, non puoi immaginare che giornata! Ho polverizzato la competizione, punteggio massimo! Il mio meraviglioso, magistrale uomo macina soldi! Adesso vuoi raccontare ai ragazzi una delle tue eroiche avventure finanziarie? Delle migliaia di transazioni al minuto firmate dalla mano invisibile del mercato? Dei numeri a 7 zeri? Siete sicuri di voler sentire una storia come questa? Beh, a dire il vero... Bambini, portate un po' di rispetto! Coraggio! Non vedono l'ora di ascoltarti! Va bene. Allora, una persona... No, due persone... Non è così che cominciano le fiabe. Dovresti dire c'era una volta. C'era una volta... C'erano due capi finanziari, i CUFO. Gli UFO? Che lanciarono una compagnia di successo per la gestione dei cespiti, specializzata in rivendita di mutui spazzatura in titoli obbligazionari immobiliari. Allerta spazzatura spaziale! I loro partner hanno bypassato gli standard delle coperture rimettendole nel mercato, ricavando profitti stellari dalla bolla immobiliare. Bolle stellari avvistate in rotta di collisione! Tutto a sinistra, il mio raggio laser! Bambini, smettetela con queste fantasie! E lasciate che vostro padre finisca la sua storia. Quei tizi hanno fatto una fortuna e l'hanno piazzata alle isole Cayman con un bello scudo fiscale. Fine. Che storia meravigliosa! La morale? Per diventare imprenditori, finanzieri, esperti di mercato, bisogna investire in fondi indicizzati e ingaggiare un bravo contabile. E mai, mai fantasie! È ora di andare a nanna, bambini. Buonanotte, Tami. Buonanotte, Ami. Come sono cresciuti in fretta. Buonanotte, bambini.
Tami, non so perché. Presto io combatterò CEO, CFO, perché un drago no. Un bilancio è logico, via la spada e ciò che è magico. Dimmi, sposeresti persone per belle visone? Certo, il mio cuore ama già se dell'oro ci sta. Quindi, apri un credito, dai, lascia i giochi che hai. Spesso, per un pugno d'assegni lo spasso disdegni. La la, la 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 la. Gna gna, gna 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 gna. Voi volete che si sia finanzieri, imprenditori, esperti, tuttavia non ce lo imporrete mai. Smettetela voi, è fantasia. Mi hai sentito? È solo il vento, torna a dormire. Non credo sia solo il vento. Aiuto! Ah! Ah! Sei tu? So cos'è lui, io sto parlando di te. Ma che cosa sei tu? Sono una bambina. Ah, bene, quindi ora tu sai cos'è lui e io so cosa sei tu. Quindi, matematicamente parlando, lui deve sapere cosa sono io. Un attimo, cosa? È la proprietà transitiva. No che non lo è. Tu sai cos'è la proprietà transitiva? Certo. Ah, bene, qualcuno che me lo possa spiegare. Non puoi semplicemente dirci cosa sei? Di sicuro non una fanciulla. Chi ha parlato di fanciulle? Io sono un inf e sono incastrato. Sono un inf minuscolo. Siete di qui? Pare che no. Metti che sì, non c'è bisogno che vi annoi. Se sono un inf, se state lì fissi a guardarmi, ditemi, le orecchie girerò così verso di voi. Se sono un inf, vi piacerei, con una toppa in chiappa, ok? Voi concentratevi su ciò che si dirà. Io gentile sembrerò, e che delizia esulterò! Ma avete ritrovato qui il pentura! È bella la storia che racconterò, ma tutti i dettagli non so se li so. Sto coso mostruoso dal quale uscirei, che un fisico mini mattonico avrei. Saltare di gioia per voi sembrerò, sto peso comincia a dar noia, però c'è un ninfo in pericolo, abbiate pietà. Se un ninfo fa caput, a chi mai porterò? Sono un ninfo che ti festeggia, tanto a voi come una scheggia, non so mai di dirmi muto e stop. Forse verboso sembrerò e appiccicoso, sì, lo so, ma soci nello scioglilingua sono il top! Ah. Ah. Cos'è? Oh, è il bosco che canta, se guardi chissà cosa puoi trovarci! Guarda! I banjo crescono come funghi qua! Ciao, ciao, na, 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 na. Non so suonare. Tutti nascono che sanno suonare, col tempo che si disimpara. Vi dico perciò, prima che andiate via, ehi,
occhi a me, che è poi colpa mia. La strada di casa ha luce da ciò che nella tua testa è magico. Con tutta la flora e la fauna che qua vivete alla grande e suona, voilà, felici vagate, che bene vi fu. E anche un famelico orco ci sta. Orco ci sta? Orco ci sta. Sono... o forse no, un simellino, che ne so, un burrito, una piada, un hot dog. No, sono un ninfa, lo vedrai, sono più infimo che mai, sono piccolino. Ma che botto, che farò? Oh, sono una bomba, giovanotto. Dimmi, tu hai per caso un panzo pinzo? Panzo che? Un panzo pinzo, si dice così, no? O forse un parlapera, credo che abbierai un fresco frutto fritto, un pazzo pezzo di pizza e una palla di pere di pollo. Ma forse il bosco può aiutarti a uscire? No, no, il bosco aiuta solo con la musica. La olele, olele, olele. Nella scultura Presen in trappola, edizione limitata della mamma. Cavoli! Avrei dovuto saperlo che questa era una Presen in trappola! Conosci le sue opere? Conoscerle? Le Presen in trappola sono le migliori per intrappolare il ninf! Oh, che paura! Oh, che disperazione! Questa è la fine per me, bambina! E altro coso, non bambina. La fine? Ma ti abbiamo appena conosciuto! La vita è così transitiva, piccolino. Tutto svanisce. Come dice la cara vecchia proprietà. La proprietà transitiva non dice affatto quello. Ah no? Allora non sarò bocciato in matematica. Bene, quindi, come dire, me lo potete prendere un panzo pinzo, per favore? Ce l'hai detto prima, è come una panca, è un... E vuoi dire una panca dove la capra campa? Cosa? Eh no, è un panzo pinzo, un panzio pinzo. Aspetta, vuole un paio di pinze. Esatto! Certo, le pinze possono aiutarla ad uscire dal fil di ferro. Dovremmo averne un paio nel capanno fuori. Andiamo a prenderle. Tornate presto! Che è successo al salotto? Avete fatto entrare il bosco, ma non vi preoccupate, se gli alberi non si spaventano dovrebbero restare fermi dove sono. Ero al 27° passaggio del mio consommé di foie gras in 28 passaggi quando questo rumore rauco ha disturbato la mia concentrazione. Ah, perché cucini così tardi? È l'unico momento che ho per me stessa. È la musica mi aiuta a ricordare, Baba. Barbara, e puoi scordarti di accendere la radio in casa mia alle 23:47. Aspetta, qui è da dove siamo venuti? Gli alberi si devono essere spaventati. Come facciamo a tornare indietro adesso?
Non posso permettere che i miei figli perseguano sogni ad occhi aperti verso vite di declino e degenerazione. E preferisci che inseguano sogni ad occhi chiusi che li portino a una disperazione decostruita? Sei fuori, mamma. Ancora inseguire gli elfi sui campi da golf di Greenwich. Ah, inutile. Ci siamo persi. Abbiamo bisogno di aiuto. Più fuori dei milionari che rincorrono piccole palline bianche per scappare dalla loro vita? Domani ti porto in ospizio. Avrei preferito qualcosa di meno volgare, ma non mi lasci alternativa. Aiuto! Qualcuno ci aiuti! Potrebbero esserci gli orsi là fuori. O peggio. Hai bisogno di aiuto, mamma. Aiuto professionale. Adesso prendi la tua radio e porta con te anche la tua lettera. Quella non è mia. Non è tua? Aspetta, Inf prima ha detto una cosa strana. Tutto quello che ha detto Inf è strano. No, ma questo sembrava strano e utile. Ma cos'era, Tami? Pensaci. Beh, se non è tua, allora di chi è questa? Corrispondenza ufficiale dell'ufficio della scuola del direttore di Chillingsworth per giovani in ascesa. Quei poveri bambini. Ecco, ha detto, la strada di casa ha luce da ciò che nella tua testa è magico. È una metafora? Ho l'impressione che Info sia molto letterale. Cosa abbiamo letteralmente in testa? Cari genitori, siamo spiacenti di informarvi che il nostro ufficio igiene studenti ha fatto una scoperta alquanto sgradevole. 17 dei nostri studenti delle divisioni medie e superiori sono infestati da... Noi possiamo aiutarti, Ami! Cosa? Dove? Qui, in cima! In cima? Che vuol dire in cima? Proprio nella tua testa! Non ho niente nella mia testa, se non il cervello. Mia mamma spesso si domanda se non sia proprio vuota. Non proprio nella tua testa! Siamo nei tuoi capelli, sciocco! Nei miei capelli? Sì, Ami! È ora che parliamo a quattro occhi! Ma chi siete? Siamo musici Pidocchi! Pidocchi! Musici? Grazie di averci dato casa qui, bella e confortevole così, incontrarti ed assaggiarti è un piacere, ma così, tu stai parlando con gli occhi musici, questo è il numero che dice che amiamo ciò che cresce qui, perché siamo piccoli ma folli nei follicoli.
ancora non capisco come dovrebbero aiutarci. Aiutarvi? E che problema c'è? Ci siamo persi e non riusciamo a tornare a casa. Oh, è facile. Avete solo bisogno di una lucciola. Una cosa? Sì, una lucciola 2, il gioco è fatto. La loro luce guida le persone al sicuro. Vuoi dire una lucciola? Tutti sanno che ogni pidocchio, con le giuste condizioni meteorologiche ed emotive, può diventare una lucciola. Diciamo che è la nostra specialità. Ok, ragazzi, attivare la modalità lucciola! Guarda, sono come le lucciole in camera nostra. Ah già, non ci vediamo molto. Come tante per casa. Prego, rimettere i tavolini in posizione verticale bloccata. E stateci dietro, si corre. Abbiamo trovato i pidocchi, voglio dire le lucciole. E avete le pinze! Siete la bambina e il coso non bambina migliore in tutta la storia del per sempre! Adesso, se tu pieghi all'indietro questo arnese, e poi pieghi in avanti questo robo, aia! Io sarò... Libero! Libero! Finalmente, davvero libero! Dopo tutte le tribolazioni e i tormenti con questa macchina infernale, sono libero di ballare nel bosco! Presenif Troppo! Mi hai intrappolato una volta, ma non lo farai di nuovo! E adesso dove andrai? A casa, ovviamente, nel bosco oscuro! Torni lì dentro. Beh, è piacere di averti conosciuto, signor Imp. Non possiamo lasciarlo andare, l'abbiamo appena conosciuto! Il coso non bambina ha ragione! C'è ancora così tanto da vedere! Ma la mamma... Oh, certo, capisco. Voi preferite restare tranquilli e al sicuro con la vostra microeconomia per giovani rimbambiti! E dai, Tami, i pidocchi sono stati fantastici. Chissà cos'altro c'è da vedere. Ma il bosco è pericoloso e selvaggio. Pericoloso? Selvaggio? Venite a vederlo voi stessi! Oh. Vedete quanta meraviglia gli occhi s'apre già. Acque stupende! Pronta che scende! Ti sorprenderà se tu lasci paura ed apprensione se ne dà via l'oscurità! Andiamo! Forza, amici! L'avventura ci aspetta! Che ne dici, Tami? Ok, magari giusto una piccola avventura. Andiamo, di qua! No, di là! Wow! Sì! E là! Andiamo! Di notte il bosco fa paura e il tetro sembrerà. Che strillo orrendo là! Un momento suonava familiare, dai, sarà in che canterà. Quando il vento porterà.
poi tramonta e giorno se ne va. Cosa si fa? La notte arriva. Sì, spalle spallerà tutto il buio e l'ombra del buio. Non ti paura, vieni nel bosco, magico bosco. Alla luce del farò, balla più che poi si va, canta la tua anima, meraviglia intorno a te, lasciati sorprendere. Guardi quanta meraviglia, gli occhi salvezza, acque stupende, fronda crescente, ti sorprenderà. Se tu lasci paura e pressione arriverà, luce in quantità. Che ci fai qui? Oh, mi hai spaventata. Sai, non riuscivo a capire come far funzionare la vostra sciccosa lavatrice e asciugatrice e quindi ho risciacquato un po' di roba nel lavandino e ho trovato quello che avete di più simile ad uno stand di panni. Adesso metto tutto in ordine. E tu che ci fai, sveglia? Faccio soldi. Questo è il momento che preferisco per far soldi. È il mio modo preferito di far soldi. È la mia sedia preferita su cui sedermi per far soldi. Tu firmi un pezzo di carta e fai soldi? Questo qui vale 320.000 dollari. E quello ne vale 475.000. Sono bravissimo a fare soldi. 475.000. A chi è di competenza? Si avvisa che la Orchi Corporation ha pignorato la sua proprietà a partire dalla mezzanotte di oggi. Ha una settimana per sgomberarla o passeremo per vie legali. Cordialmente, Achille Orchi III, vicepresidente. A chi di competenza? A chi di competenza? Stai pignorando la proprietà di tutta questa gente e non ti premuri nemmeno di conoscere i loro nomi! Che ti pare? La mia firma sembra abbastanza noiosa e distaccata? Tutto di te mi sembra abbastanza noioso e distaccato! Perfetto! E ora passiamo alle cose importanti! Dimmi, Achille, chi è il presidente della Orchi Corporation? Achille Orchi III. Oh, questo spiega tutto. E non provi niente quando firmi quelle lettere? Niente di niente. Ah, cattivissimo te. Cattivissimo chi? Te. Che il bosco fosse così. Allora è chiaro che non avete immaginato abbastanza. Ehi, guardate cosa ho trovato nel bosco. Pensare che temevo nel bosco ci fossero cose pericolose. Oh, non avresti dovuto prendere quella...
realtà ce ne sono! Non essere sciocca, Inf non ci avrebbe mai portati qui se ci fossero state cose pericolose. Cioè, voglio dire, pericolose. Ma non è che ci sono mostri o cose pericolose. Che hai in corpo! Voglio dire, signor orco, cerchiamo di essere ragionevoli. Come ti chiami? Sono il cattivissimo! Il cattivissimo che cosa? Il cattivissimo King! Quello che ti chiediamo, il cattivissimo chi cosa? Odio dovermi ripetere, odio dovermi ripetere! Sono il cattivissimo che distruggo le case delle creature magiche, polverizzo le loro ossa! Ah, sei il cattivissimo che distrugge in terza persona! Sì, il cattivissimo che distruggo! No, non si dice così. Sei il cattivissimo che distrugge. Ma ancora non ho capito che cattivissimo sei. Finirete tutti nel piatto di chi? Di chi, scusa? Sì! Di chi? Non di chi! Di chi? Di chi è il piatto in cui finiremo? Beh, di chi? È quello che ti stiamo chiedendo! Ed è quello che vi sto dicendo! Di chi? Sai, per essere un cattivissimo non riesci neanche ad azzeccare la tua storia. Potremmo decisamente farti tornare indietro da dove sei venuto. Bene, bene, bene! Una dolce colazione impertinente mi dice che può sopraffarmi! Me! Il cattivissimo chi? Il cattivissimo chi cosa? Silenzio! Una creaturina come te, piccola, spaventata, indifesa, che crede di potermi sfidare! Bim bum bame! Qua, qua, ognuno chi è, chi lo sa? Ti stalerò dovunque andrai, a cena il primo tu sarai! Laggiù in caverna ti trascinerò, ti chiudo in gabbia, ma le gambe no! In frigo le conserverò, e al micro! Vedrete che bel cucinotto c'è! Farò una salsa da non credere! Ti stufo con dell'aglio che la mia abituale poi alla griglia se sei crudo ti farò con motosega poi t'affetterò con le fauci addenterò. Questi bambini meritano un bel applauso! No, dai, aspetta un attimo. Se tocchi il coso non bambina, ti distruggerò con la mia magia. Dimostrami che sei magica. Trasforma lo scemo in una palla da golf. Cosa? Va bene. Tradimento sommo. Paura o disperazione? La vita è così transitiva.
Che stai facendo? So cosa faccio, dammi la pallina da golf. Perfetto. Conta fino a tre, chiudi gli occhi. Ok. Uno. Due. Diciassette. Tre. Ce l'ha fatta. Beh, adesso non mi rimane altra. Che succede? Cosa? Qualcosa mi suona strano. Go! Immagino non possiamo fermare la tua incredulità per un attimo. Basta con le vostre cazzate! E credo che tu voglia dire cazzate! Ah! Ami, Tami, correte dal bosco! Io combatterò contro la tua. Non ti lasceremo! Andate, trovate un posto sicuro, io starò bene! Evitate qualunque! Stavo solo cercando di avvertire i miei amici di evitare qualunque posto sospetto! Chi ti mangerà? Non so bene chi sia chi, ma ho l'impressione che sarei tu! Ristorante nel bel mezzo del bosco, ve lo centriamo? Beh, non pensi che sia meglio guardare? Non si sa mai cosa... A ben pensare, voto per il ristorante. Sono d'accordo! Sei ripieno abbastanza, pesati qui. Che strana insegna, ce ne ridi troppo. Non era solo stranezza. Guardati intorno, dove sono le persone? Ma ciao! Chi sei? Che sono? Sicuramente avrete sentito parlare del ristorante di Yaga. No. Davvero? Ero in cucina da incubo. C'è qualcosa di molto strano in questo ristorante. Forse è meglio se andiamo via. Aspettate che vi... Il gatto ti ha mangiato la lingua. Oh, Yaga! Ma ciao, mio stupido dolce Chi. Vederti è una sorpresa decisamente nauseante. Lo conosce? Oh, mia dolce creaturina, mia cara trasandata itterica! So perché sei qui! Finalmente la mia trappola ha catturato quell'orrenda ulcerazione di creatura, quell'invadente mago di magie! Non è per quello che sono qui? Davvero? In tre settimane nemmeno un morsetto rosicchiato! Beh, se vuoi posso dartelo io, un morsetto... A cosa mi servi tu? Ti farei flambé soltanto per il gusto di farlo se non avessi un saporaccio così orrendo! Io sono qui per mangiare l'oro! Beh, ripensandoci forse un po' di buon gusto ce l'hai! Mi dispiace per te,
ma temo che non potrai averli. Non posso permettere che ogni orco ottuso del bosco irrompa nel mio bistrò per spazzarmi via la clientela. Tra l'altro, non vorrei mica levarmi il gusto di cenare con loro. E va bene, puoi averli, ma solo perché ti disprezzo così deliziosamente. Bravo, adesso vai nel bosco a controllare la mia trappola e non tornare finché non avrai il rarissimo gronchio rosa. Sì, Iaga. Tu sai del rarissimo gronchio rosa? Certo, cosa ne sapete voi? Beh, non molto, solo che è una delle principali fonti di volatilità nel mercato globale. Caspita, è per colpa di quel piccolo idiota che non ho più clienti, che vengono qui grazie alla mano invisibile del fato e poi la sua magia molesta li fa scappare via. Ma non fa niente, io ho voi! Credo che dobbiamo andare. Sciocchezze! Dobbiamo prima farvi ingrassare! Che cosa ne dite di un bel tagliere di fegatini di ratto assortiti? Oh, come stuzzichino io suggerirei una zuppa di bruchi vivi, densa, cremosa, pelosa. La nostra specialità è un piragna che ti si scioglie in bocca in guazzetto di morbide larve senza zampe con contorno di tenie. E per dessert il piatto forte è il consomme di foie gras di fenicottero selvatico d'allevamento fatta in casa, con il meglio degli ingredienti freschi locali. Per oggi passiamo, grazie. No, no, no. Insisto, dovrete pur passare l'inverno. Un inverno solo? Non vorrai mica mettermi a dieta, piccola idiota! Non sei una cameriera, vero? Povera me! Avete ragione, bambini. Il salario minimo non si addice ad una persona del mio talento. Ma quindi chi sei? Chi sono? Io gestisco la mia attività. Prendo normalissimi Hansel e Gretel e li trasformo in strudel e pretzel. Sì, io, Iagra imprenditrice. L'alba sta arrivando, io mi sto svegliando, sto già cucinando, miscelando, mescolo il ragù. Le zumpi di rana del caribù, le squame di guana, gli occhi di gnu, li cucio in stufati oppure in salmì, ma questi bambini vanno bene così! Io, Iagra imprenditrice, più volente, la più seducente, la più puzzolente fra tutta la gente, che come osi piccolo nerd la semplicità che io solo da unicità al brand che lanciò, che pubblicità nessuno però con tutto il mio sure ancor mi sposa. Tutto il giorno preparare, usare, sminuzzare, spadellare per poi spaventare chi mi spia. Avevo un bistrò che affare che fu un valido staff, ma spioni di più sì furono un po' costosi benché poi si rivelò. Per quale razza di ossimoro mi avete presa? Perché
Io? Yoga Maga Vedica? Basta! Agli spaghetti, ai brodetti, agli gnocchetti! Un menù più decadente fa per me! È tempo che tira la stella Michelin ai polpi ocolari in mezzo a due! Ancora del business e l'imperatrice! Mi chiama Fuga, mai sazia imprenditrice! Vi lascerò una notte a marinare. Piangete quanto volete, il sale rende più tenera la carne. Tommy! Tommy! Dove siete? Oh no, sto andando in cerchio! Che tu sia maledetto, presa in intrappo! Oh! Ora ascolta, razza di babbeo! Sarà meglio per te di non aver toccato i miei amici nemmeno con uno dei tuoi diti ammuffiti! Oh, quei bocconcini delicati! Già, infatti, sono in un posto speciale adesso! Tommy! Tommy! Siete dentro la pancia di questo mostro cattivo! Non è vero? Sono qui per salvarvi dal mal di pancia! Non ho mangiato i tuoi stupidi amici! Li ho dati via! Ma pensarci bene, potrei accontentarmi di te! Accontentarti? Accontentarti? No! E sono il migliore, sono a tutti il superiore! Di me non si butta niente, come il pork! Oh, sono un inf, un bocconcino, un premio al buon gustaio fino che mi degusta sia a Parigi che a New York! Parigi? E se un bistrotti aprissi tu, mi devi avere nel menù e sarei grato di avere inf alla pâte! La coda è dolce in marmellata, orecchie buone in insalata e sentirai che lecca lecca, che sarà! Buon gustai, lecca lecca! Un brutto babbeo forse ti sembrerò, ma un cuore che batte che a lei donerò. Là fuori nel bosco una dama ci sta e lei gradirebbe il piatto che ho qua. Che dama? Gestisce un caffè da urlo il buffet con glassa di muco e guana flambè. Ambiente di classe ma in cassa di frego. Ella solitaria e più bella stre... Io c'ho un'idea. Forse potrei donarti a chi ama chi? Chi? Lei che ama chi? Chi ama lei o lei ama chi? Sì, chi ama lei? E chi ama lei? Chi ama lei? Lei? Sì, la fidanzata di chi? La fidanzata di chi? Di chi? Ma chi è chi? Chi è chi? Ma è quello che continuo a chiederti, chi è chi? Me! Sei fidanzato con te stesso? Ma no, con la strega, stupido Pikachu! La mia Baba Yaga è unica, sai, la sua bocca è più sanguisuga che mai, che porro magnifico il naso che ha, è vitoccioluto ma pieno di charme. Straordinaria, un naso bitorzoluto, un porro magnifico! Lei è speciale! La sua decadenza! Così le si addice! Lei è una impendri... imprendri... Lei ci sa fare coi bambini! Gestisce un caffè!
ci sa fare coi bambini! Ora capisco, la strega ha preso Amy e Tammy! Perché non ci ho pensato prima? Mi scusi te, signor cattivissimo, che bisogna che corri a scaccia! Ah, la coda dolce immarmellata, orecchie buone in insalata! Tu non vai da nessuna parte, bello mio! Ti porterò in dono alla mia strega! Fuori come un balcone! E ora che facciamo, Tammy? Lo so che volevo avventure, ma non così. Non piangere. Scommetto che Imf sta cercando di raggiungerci, combattendo contro gli orchi con un paio di pinze. Verrà davvero? Beh, non penso che la fiaba finisca con noi due che veniamo mangiati. Non voglio sentire mai più una fiaba, anche se è corta. Non dire così. Non puoi avere Inf e magia senza streghe e orchi. Ami. Ami. E allora in quel bosco ormai danza e festeggia, senti. Suoi via va. Ride chi di là? Tammy. Tammy, ma non durerà, c'è il vento che tra i rami soffia già. Guarda, è casa nostra quella là. Amy! Tammy! Achille, hai controllato la soffitta? Non ci sono, neanche nello scantinato. E se fosse successo qualcosa di terribile? E se... io non voglio neanche pensarci. Sono sicuro che tua madre è con loro, non li metterebbe mai in pericolo. È colpa sua se non si trovano. Gli ha riempito la testa con stupide fiabe di fantasia. Come ho potuto essere così cieca? Cerchiamo ancora, dai, io non li ho ascoltati mai. Ascoltati mai. E ora i nostri figli son persi ormai. Persi ormai. Amavo il bosco anch'io, ma poi io ho detto addio. Questo oblio non vivo più, non sogno mai. Ami, stai dormendo? Ami, credo di sì. Non sogno. Idea! Sogna che ci svegliamo da.
faccia. Se sono con mia madre, li avrà portati nel bosco. Ti sei svegliata? Io non lo so. Dobbiamo trovare una via d'uscita. E gliela faremo pagare a quella brutta strega. E torneremo a casa sani e salvi. Come in una fiaba vera? Proprio come in una fiaba vera. Sono stufato delle tue battute sulla mia fidanzata! Ma tu non hai una fidanzata! Smettila con le tue ciance! Siamo arrivati! Cosa diavolo ci fai qui? Oh, mio troccolino amoroso! Ti piacerà tantissimo questo regalo, un segno della mia eterna dedizione! Spero sia il rarissimo gronchio rosa! Oh, anche meglio! Ma... prima... Sì? Devo... confessarti che... Sì? Cara... Ia... Sì? Iaga, ho pensato che... Pensi? Che originale! Cara Iaga! Hai pensato? Sì! Che? Che? Sì! Sei meglio delle caccole! Col cerume che tu hai, tempo spero mi darà. Tempo per Melmoso Orco? Io non ho più abbastanza tempo per quei deliri tuoi. Non sbavarmi in terra poi. Tu dovrei la cacca lu. Mamma tu, testa di caccola. Caccola! Mia mamma! Mi chiamava così. Sarò anche lento e stupido. Sì? E? Sarò anche lento e stupido, ma... Sì? E? Sarò anche lei. Che stupido, ma... Mamma, vedrai, ti stupirò. Per me esisti solo tu. Anzi, ti dirò di più. Scimpanzé, vieni e balla qui con me.
faccio uscire da questa stupida gabbia. Ma come? Per caso hai un panzo pinzo? Panzo che? Pinze! Pinze! Sempre ce l'ho con me! Liberiami! Adesso sistemiamo questi brutti mostri! Ma come? Andiamo via! Sono qui solo per conoscerti, tu che avevi i sogni miei. Io fra un po' vomiterò! Cami, presto di qua! Amo te! Io amo anch'io! No, di là, di qua! Schifo mio! Ho fatto! Rottami, mio! Scorreggi poi, ancora vai! Lontani mai! Oh! Ami! Dove credete di andare? Posto, buttali nel forno! No! Oh, tesoro mio, questa è la rara prelibatezza che ti ho portato! Ma non vedi, mio dolce stupido chi? Mi hai portato il rarissimo gronchio rosa! Cosa? Tu sei il rarissimo gronchio rosa? Certo che sì! Finalmente è arrivato il momento di distruggerti! E quando ti avrò distrutto, metterò per sempre fine a tutta la magia del bosco e alla fantasia! Non puoi farlo! È vero quello che dice Imp! Se ti distrugge, finirà anche tutta la magia del bosco! Mi dispiace tanto, Ami, è vero! Senza di me muore la fantasia! Se penso che ho sprecato tutto questo tempo a mettere trappole, quando avrei potuto semplicemente catturare questi due bambini pidocchiosi! Lasciali andare, Yaga! È me che vuoi! Lasciarli andare? E perché mai dovrei fare una cosa del genere? Perché se lo fai, io mi arrendo! Se io lascio andare questi due bambini, tu ti arrenderai a me! E non farlo, Imp! Lo prometto! Oh, benissimo! Hai la mia parola! No, Imp! No! Oh, salutato per sempre la fantasia! Tammy! Mamma! Siete venuti? Ero convinta che non l'avreste fatto. Stai bene, mamma? Dove sono i bambini? Bambini? Quali bambini? Ha perso la testa? Ami e Tammy! Non è ovvio? Sono spariti. Che vuoi dire spariti? Giuro che se non mi dici dove sono... Sono cresciuti! Questo è uno dei suoi giochi contorti. Ah, non siate sorpresi! È quello che avete sempre voluto. Voi genitori vedete l'infanzia come la prova generale per l'infelicità. Infelicità? E allora cosa mi dici dell'essere cresciuti da una madre che non riesce a mantenere i propri figli? Io ti ho dato ciò che conta. Voi date ai vostri figli patè di foie gras quando vogliono lecca-lecca, arte astratta quando vogliono matite colorate. Io fornisco loro struttura,
responsabilità. Oh, tu hai dato loro una vita più ricca di quanto si potesse immaginare, ma loro volevano la ricchezza dell'immaginazione. Dimmi dove sono i miei bambini, mamma. I tuoi bambini sono persi nel bosco. Continua a cercare. No, aspetta. Lei non intende quel bosco. Tu hai mostrato loro quel bosco, non è vero? Non so di cosa parli. Il bosco che inventavi per ovviare al tuo salario minimo e alla terza media. Attenta, cara. Cominci a suonare te, senile. Sono lì, non è vero? Dove? Oh, quella è fantasia. Aiutaci, mamma. Aiutarvi in cosa? Aiutaci a trovare i nostri bambini, mamma. Ti prego. No. Dimmi, Baba, hai per caso un panzo pinzo? Un cosa? Un paio di pinze. Temo proprio di no. Ah, allora per fortuna ne ho sempre un paio io, te. Ale, tre. Te, apri la gabbia. Quale gabbia? Guarda! Aspetta, siamo intrappolati dentro o fuori? È questione di prospettiva, cara. Vieni, aiutami a piegare questo. E tu tira quella giù, mentre io spingo. Ma dove sono? Oh, se apri gli occhi, ma devi aprirli davvero. Li troverai. Dove siamo, Tammy? Non lo so. Yaga e Ki non ci sono. Infa è andato via. Allora ci siamo persi. Non troveremo mai la strada verso casa. Qualcuno ha detto persi? Non sono mai stata così felice di vedere dei pidocchi. Qual è il problema? Siamo stati catturati da Yaga e Ki. Infa è ferito e tutto è sparito in un vortice. Potete aiutarci a tornare a casa? Possiamo illuminarvi la strada, ma solo voi potete decidere quale sia casa vostra ora. Stanno uscendo le lucciole! Non sono lucciole normali, guarda! Ami! Ami! Mamma, papà! Come avete fatto a trovarci? Abbiamo avuto qualche aiuto! Riuscite a vederle? Ci dispiace tantissimo di esserci allontanati da casa. È stato tremendo? No, non tutto. Avete visto magie, meraviglie e acque stupende, fronda che scende. Come fai a saperlo? Tutti nascono che sanno giocare, Tammy. È col tempo che si disimpara. Dove sono Yaga e Ki? Ki? Ki. Ah, sì, scusa. No, quello è il suo nome. Oh, il cattivissimo Ki e Yaga la strega non ci sono più bambini. Come? Hanno provato a distruggere la magia del bosco, ma hanno scoperto che non c'è posto per Yaga e Ki nel mondo reale. Allora siamo al sicuro? Certo. Aspettate, dov'è Inf? Come dov'è? È qui? Inf? Sì, mio meraviglioso caso, una bambina! Rivedremo mai il magico bosco scuro? Rivederlo? Ci siamo dentro! Avete visto quell'ombra? Mi sembra d'aver visto un drago gigante che respira fuoco turchese! Davvero? E un facocero dal colore delle torte di compleanno! Che facciamo? Non vi preoccupate, vi sconfiggerò io! Il drago non si permetterebbe mai di battersi contro un coso non bambina come me! E io e Infa andiamo a chiamare le altre creature del bosco in nostro soccorso! E i pidocchi! Mia dolce fanciulla, vi difenderò io da questi nemici! Non se sarò io a difenderti per prima! Il lieto fine, ma di più aggiungerei che una fiaba non va mai via d'incanto se non scordi che il bosco è incantato ed è accanto a te. Ci è piaciuto tanto.
Nella tua testa non ti scorderai.